Ciao a tutti amici di Spampinauto e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare voglio parlarvi dello sponsor di questo video che vi ricordo sono fondamentali per continuare a permettermi di fare quello che faccio e di continuare a intrattenervi, che è Gimme 5. Gimme 5 è il primo salvadanaio digitale in Italia, che può sembrare un po' strano, ma è la prima app che vi permette appunto di o risparmiare o investire del denaro a partire da soli 5 euro. I soldi risparmiati attraverso l'applicazione vengono tutti inseriti all'interno di un fondo comune, che non è altro come una grandissima cassa comune. Se fosse gestita da me probabilmente non ci sarebbe un euro, invece è gestita da una società di gestione del risparmio che è A come A SGR, che da 7 anni è sul podio del premio alto rendimento del Sole 24 Ore, insomma è una garanzia. In parole un pochino più spicce cosa vuol dire? Che con Gimme 5 potrete comprarvi un Geely 3RS o una Panigale V4R. Sull'applicazione fondamentalmente imposterete un obiettivo di risparmio e deciderete voi quanto appunto risparmiare in un dato periodo, come per esempio in un tempo mensile, per arrivare poi al goal, cioè al raggiungimento della Panigale o del Geely 3RS. Si può fare ovviamente con regole automatiche, come per esempio 1 euro al giorno o 50 euro alla settimana. Ed è veramente molto comoda, soprattutto per chi? Per chi come me è un grandissimo spendaccione, quindi non riesce a risparmiare nulla, oppure per i più giovani che non danno grandissima importanza a questo genere di risparmio o comunque di investimento che è davvero fondamentale e può cambiare la vita. Una cosa davvero molto bella e che è molto vicino agli utenti che la utilizzano è proprio il fatto di poter essere senza preoccupazioni, perché in ogni momento, attraverso pochi click dell'applicazione, si può essere rimborsati sul proprio conto corrente di tutto l'investimento o il risparmio fatto, e questa è un'ulteriore garanzia di genuinità e trasparenza appunto di questa applicazione. Se volete, l'azienda mi ha fornito di un codice che è spampinato per attivare l'applicazione e per ricevere immediatamente 5 euro di bonus che potrete appunto risparmiare o investire, e soprattutto potrete sperimentare senza spendere niente come funziona l'applicazione e la piattaforma. Io l'ho scaricata ed è interessante, fondamentalmente perché non farlo, non si perde niente. Trovate tutto nel link in descrizione, nel primo commento fissato in alto, e io ringrazio ancora Gimme 5 per aver sponsorizzato questo video. Ciao a tutti amici di Spampinauto e benvenuti in questo nuovo video. È un po' che non provavamo qualche macchina, è un po' che non ci divertivamo a fare qualche curva interessante con soldi non spesi da noi. Oggi abbiamo questa Evo, ci divertiremo. Prima di cominciare però, due cose. La prima è di iscriversi al canale. Ma che palle! Iscrivete. Ma non ti sei stancato di dire sempre questa frase? Però è importantissimo, perché dovete iscrivervi al canale, dobbiamo arrivare a 300.000 iscritti. Ci siamo quasi, ormai manca poco, e per i 300.000 sto preparando una bella sorpresa, per cui... dai, e siamo qua come al solito dai nostri carissimi amici di RS Auto. Ciao tia, stiamo preparando il video del TTRS, a breve arriva. Poi abbiamo il proprietario della macchina, Alex. Ciao a tutti. Non sei imbarazzato davanti alla telecamera? Quasi. Un pochino, appena. Ok, non ti preoccupare. Questa macchina qui è stata appunto preparata qua da RS Auto e ormai l'abbiamo capito. Che modifiche hai fatto fondamentalmente? Ho cambiato il turbo, è un FP, okay. 18K. Della Mitsubishi? Sì, esatto. Okay. Iniettori, ci sono su delle camme, mm-hmm. GSC, S3. Ok, direi che c'è uno scarico completo, sì, questo si vede. Da un pipe completo e uno scarico on thrust da 80 mm. Ok. In titanio. In tutto questo fammi capire, il motore è stato aperto? No. C'è sullo stock block... originale, fatto nuovo qualche anno fa, un paio di anni fa, tutto nuovo e boh, speriamo stia insieme. Sì, speriamo stia insieme. Anche perché dovete sapere che Alex in realtà è venuto praticamente da Trento per ritirare questa macchina a seguito appunto di tutto il lavoro che è stato fatto da RS Auto, numero 1. E più o meno quanti cavalli dovrebbe tirare fuori? Bella incognita. È un'incognita. Speriamo sui 4,50. Ok, è temerario con il motore originale in effetti. Un pochino. E quindi ok, dovrebbe regalare qualche emozione. Le GoPro sono già montate. In realtà volevamo fare un paragone con il Subi, che è sempre lì che ci aspetta, bello beato. Però a dire il vero, qua nei dintorni del Comasco non è che abbiamo delle... e quindi non possiamo fare tantissimo. Vedremo magari prossimamente. Andiamo? Andiamo. Eccoci direttamente da Trento per venire a fare un video a Como con la macchina in riserva. Giusto, ci sta. No, se vuoi ci... Senti, ma intanto che la macchina si scalda, che cosa ci fai tu con questa macchina? Mi diverto. Ok, quello siamo tutti d'accordo. La terza mi piace poco, madonna mia.
Marco questa Diaz. È la mappa leggera, eh? Ah. Oh, Diaz, ma attacca proprio forte. Ma proprio violenta, violenta, violenta. Senti come scoppia. Senti, ma proviamo a metterla in mappa cattiva. Va bene. Ok, lì lampeggiava a vario motore. A posto. L'ho cambiato, sì, sì. A posto? Vai. Madonna, ma la scanno tutta. Bestia. Quante stronza. Madonna mia. Ok. Cambiata? È cambiata parecchio, sì. Ma è divertentissima. Bella però. Veramente interessante. È già finita la strada. Oh, è bellissima, è una figata. Oh, si sente che cammina forte. Si sente che cammina tanto. Bene, bene, bene. Facciamo un change, dai. Vai, col liscio. E vediamo tu cosa mi dici. Yeah! Oh, là. Vediamo Alex che combina. Appunto, è 7 mesi che non la uso, abituato con l'audio, automatica, sensori. 7 mesi che non la usi, il risultato è macchina manuale, passo stretto, macchina boostata e pressione dei video. Vediamo cosa sì, succede. Proprio. Sai qual è il vero bello di questi test drive quando li faccio con la persona? È che quando la guido, che è sempre all'inizio, la macchina mi sembra che vada forte. Quando sono sul passeggero va al doppio. E dico, ma cazzo, ma io non lo schiacciavo tutto l'acceleratore. È vero, è vero, è vero, è vero. Sempre così. Che stronzo. Che stronzo che sei, Alex. Ma ricordavo neanche io così, Madonna. Incredibile. Madonna mia, ma è incredibile come, cioè, colpo di sterzo e parte. C'è da dire, non sono più tanto abituato neanche ai freni, no? Beh, chiaro, ci sta. È bella ignorante però. Comunque, dottor Alex, ci hai fatto divertire. Assolutamente. Hai fatto qualche traverso, la macchina vola, mi piace tantissimo. Questo è il mio Subaru. Quale va più forte? Non abbiamo potuto farla, cioè, non ancora almeno, però vi posso garantire che almeno per adesso, mi sa che Alex se ne va un pochino, Sì. Penso anch'io. Dovrei cambiare anch'io turbine. Stronzo, penso anch'io, hai capito? Furbo. Dovrei veramente fare un video in cui mettiamo mano a questa qua e vediamo, magari, non lo so, magari in futuro. Dai, volentieri, volentieri, volentieri. Spero magari dalle tue zone, che sono molto più divertenti delle mie. Tantissimo. Io ti aspetto, quando vuoi. Il Subaru ci fa divertire sempre, Leo ci ha fatto divertire tanto. Oggi devo ringraziare Alex, ovviamente, trovate il suo Instagram qui, per cui andate a seguirlo. Grazie mille. Devo ringraziare sempre dottore RS Auto e in particolar modo dottor Mattia, che è sempre sul il DTRS arriva. Stiamo programmando un sacco di cose e arriverà e sarà veramente molto interessante. Oltretutto devo tornare qua perché dobbiamo montare i cerchi nuovi al Subaru e quindi
lo vedrete, non vi preoccupate. Grazie a tutti per la visione, ricordate di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.